E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo aggiornamento di Off-Road Mania. Lo sapete, il piccolo grande videogioco del fuoristrada, formato stilizzato che però sa dir la sua. Aggiornamento che oltre a vari fix porta questo Land Rover Defender 90 in versione Camel Trophy. Dovrei dire la mia che in 2005 il TD5 al Camel Trophy non ha mai partecipato, ma questo non glielo diciamo all'autore. E andiamo a provarlo, dai, che così ci rendiamo subito conto di cosa si tratta. Ed eccoci qua nel ROM libero. L'ho provato anche un'altra volta prima di questa, ovviamente per forza di cose, e devo dire che è ben molleggiato ed è ben, come dire, predisposto a far fuori strada. Adesso noi mettiamo, cioè volevo metterle ridotte, in realtà se vedete con un filo di gas riesce a far di tutto e di più, quindi in realtà stiamo andando veramente quasi in aderenza, tranne là che ovviamente ho dato un attimo di un filo di gas in più. Proviamo il discorso sospensioni, molto morbide, però ci sta, mi piace anche l'effetto di carico che si ha, di sbilanciamento, non so se si è notato, quando si fanno le curve, il peso sul tetto dato appunto dal portapacchi, da tutte le casse, le piastre da sabbia che vediamo qua, più addirittura 5 taniche, nonché altre 3, come dire, casse in alluminio, insomma... È abbastanza appesantito, eppure lui si muove. Ridotte, che se non sbaglio, ok, col tasto X. Ecco qua, così proviamo anche quelle, già che ci siamo. E vediamo che non perde un colpo. Quindi in realtà cerco di fare le cose fatte bene e di guidare correttamente, ma il veicolo aiuta abbastanza. La visuale c'è anche dall'interno, ovviamente. Ripeto, l'unico dramma, secondo me, per quanto mi riguarda, è che è una versione Camel Trophy, diciamo, più che altro da appassionato, nel senso appassionato fino a un certo punto, perché se uno ricrea una versione anche nella realtà sicuramente cerca, come dire, il veicolo che sia il più simile possibile all'originale, anche perché così mantiene un certo valore. In realtà, ripeto, il TD5, e mi è tornato in mente con TD5 guardando gli interni, anche se in realtà sembra più un 300, manca la plancia centrale, quindi diciamo che ci sono stati dei... Ma non soffermiamoci su questo. Ecco, i puristi magari, come dire, non saranno felici, ma fa nulla. È ben allestito, mi piace come si guida rispetto agli altri mezzi che ci sono già. C'era già comunque il 110, vi ricordo. Non è una novità in sostanza il land dentro a questo gioco, e più che altro, appunto, vi ripeto, mi piace come si guida e la risposta che dà e l'avanzamento che offre e anche la stabilità, perché se guardate in questo momento, voglio dire, sembra ben difficile ribaltarlo. Dopo non è impossibile, però insomma cerchiamo di non portarci in quella situazione, ecco. Quindi promosso a pieni voti come mezzo, qua ho finito anche la strada, promosso a pieni voti anche l'update, e staremo a vedere insomma cos'altro ci porta. Magari noi andiamo a provarlo anche in qualche altra, attenzione che qua test dell'alce in corso, ecco, vediamo anche le braccia che sbracciano, sono veramente strane. Una cosa che vi ricordo, che vi ho portato nozioni in fuoristrada anche su SnowRunner, non incrociate mai le braccia, ve l'ho già spiegato, però ve lo ricordo qua. Nel mentre ho fatto sto saltone che mi sono chiesto perché mai l'ho fatto. Comunque abbiamo provato il mezzo, come al solito sto guidando velocemente da tastiera, anche perché è un gioco che comunque si presta a essere giocato a tastiera, nonostante ci sia la piena compatibilità con volante e tutto quanto. Shift per andare avanti, Control per la retromarcia, X per le ridotte, quindi insomma è comodo. Più ovviamente le varie camere le avete col tasto 1, quella generale che potete allontanare e avvicinare, tasto 2 interna, tasto 3 avete addirittura la visione del cofano con tanto di gomma, e la quarta camera
è per questa visuale esterna da tutto. Quindi, cari miei ragazzi, dopo l'ultimo aggiornamento che aveva visto l'introduzione dell'Unimog, mi hanno introdotto anche un Land 90, quindi non potrei esserne più che felice. Quindi, cari ragazzi, come al solito, in questa brevissima ripresentazione del gioco, nonché appunto degli aggiornamenti fatti, io vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente, fai bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti, ragazzi!